Bentornati carissimi mortali in questo nuovo video. Quest'oggi, per affrontare il duro e aspro tema del pessimismo leopardiano, avrò in mia compagnia il carissimo unicorno Pinky e la coccinella Chloe, entrambe le mascotte del canale. Speriamo che ne arrivino altre perché è bello avere tante mascotte, ma le principali rimarranno loro due, ricordatevelo. Il pessimismo leopardiano è suddiviso in 3-4 principali fasi, ovvero quella del pessimismo individuale barra personale, quella del pessimismo storico e quella del pessimismo cosmico. Poi possiamo aggiungere il pessimismo eroico, ma i tre veramente principali e più conosciuti sono questi che vi ho elencato. La prima, ovvero quella del pessimismo comune che tutti noi possiamo tranquillamente provare, ovvero individuale, personale, verso la nostra persona, verso il nostro individuo, noi stessi, è dovuta principalmente alla sua cagionevole salute e alla sua bruttezza e gobba. Includeva solamente se stesso, non tutti gli umani, come alla fine farà nel pessimismo cosmico. Su questa fase non c'è veramente tantissimo da dire, c'è da dire che comunque è stata stimolata principalmente dai suoi genitori e dal poco affetto che nutrivano per lui. Post scriptum, il padre non nutriva indifferenza, semplice indifferenza verso il figlio in verità. Nutriva un profondo affetto che però per colpa della moglie ha sempre dovuto camuffare, mentre a quest'ultima veniva più che naturale, come se una madre non dovesse provare affetto nei confronti del proprio figlio. Il pessimismo storico invece, che è la fase del pessimismo successiva a quello personale, è forse il pessimismo più complicato. Partiamo dalle origini. Lui lo proclama come la causa della tristezza umana. Lui ormai dice che è giunto a questo punto, il progresso deve continuare ad andare avanti e quindi sempre di più allontanarci dall'infelicità. Ma questo d'altronde è il nostro destino, come madre natura, questa maledetta matrigna, ci ha prescritto. Prendo un'altra parentesi, parliamo di madre natura. Leopardi vede quest'ultima come una matrigna, ovvero una... avete presente le favole dei fratelli Grimm, per esempio Biancaneve, oppure la Bella Addormentata, Cenerentola? C'è sempre la tipica matrigna che ha sposato il padre solamente per i soldi e adesso che il padre non c'è, è andato via per lavoro, è morto, si deve prendere cura della figlia, della figliastra, eppure invece più che prendersi cura la maltratta. Ma c'ho un mal di schiena che non avete idea. E stessa cosa madre natura fa con noi, ci maltratta, ci condanna all'infelicità, secondo il pensiero leopardiano. Questa parentesi non è mai stata chiusa perché ci sarebbero mille altre cose da dire sul pensiero di Leopardi sulla natura, ma lasciamo perdere. Difatti, l'uomo primitivo non aveva così tante necessità come ha l'uomo moderno, ovvero amare ed essere amato ed essere ricambiato, raggiungere la fama politica o letterata o letteraria. L'uomo primitivo raggiungeva la massima felicità accoppiandosi, andando a caccia, scaldandosi vicino al fuoco, mangiando. Invece, allontanandoci sempre di più dallo status quo che avremmo dovuto mantenere secondo madre natura, lei ci ha condannato all'infelicità perché avendo standard e canoni di vita molto più alti, abbiamo delle necessità, dei bisogni relativi, proporzionati, ma pur essendo proporzionati non li possiamo raggiungere. Perciò, secondo Leopardi, sarebbe stato meglio rimanere dei cavernicoli, anche se non avrebbe mai potuto pensarlo se fossimo rimasti dei cavernicoli. L'ultima e tra le più importanti, la più importante a dire il vero, fase del pessimismo è quella cosmica, ovvero tutto è brutto, tutto è condannato all'infelicità e non solo gli esseri umani,
ma tutti, persino gli animali, i quali sono ancora allo stato primitivo. E quindi rinnega le fasi del pessimismo precedenti che aveva. Gli rimane comunque il pessimismo personale, individuale. Ma questo se stesso aggiunge anche tutti gli altri esseri viventi, persino le piante. Tutto è condannato all'infelicità da madre natura. Persino gli animali sono infelici, i quali, come già detto, sono allo stato di natura e quindi dovrebbero essere contenti semplicemente mangiando. Per leopardi, tutto, anche l'uomo primitivo era infelice, e questo perché è così che ci ha condannati ad essere madre natura. Grazie per aver guardato questo filmato che anche trattando degli argomenti molto pesanti è stato abbastanza breve, non difficilissimo da guardare. Di conseguenza io vi invito a lasciare un like per Pinky e Chloe. E noi ci vediamo al prossimo video! E Chloe ha colpito Charlie Chaplin. Vergognati di te stessa. Onta! Ed onta! Onta su di te!